Bene, ritorniamo in diretta per c'ho un graditissimo ospite, il consigliere regionale Elena Leonardi di Fratelli d'Italia, che più volte abbiamo ascoltato in questa radio, anche perché è un consigliere che si impegna molto, io lo posso testimoniare per quello che conosco, quindi già è stato amministratore a Porto Recanati. Quindi Elena, mi fa piacere che sei qui, ovviamente la radio parla e fa parlare tutti, quindi ti ringrazio di questa tua oretta che ci dai a disposizione per parlare dei problemi della regione, quindi grazie. Grazie a te per l'invito. Sentiamo se funziona il microfono, perfetto. Grazie a te dell'invito, è un piacere essere qui e confrontarsi, sempre positivo. Bene, quindi veramente, perché tante volte abbiamo sostenuto, io perlomeno l'ho sostenuto tante volte, che magari qualche politico sta su un altro pianeta e i problemi stanno più alla portata della gente, poi si parla di populismo, no? Però c'è qualcuno che, no? Ricordo certi dibattiti che magari il ministro delle finanze non sapeva quanto costava un litro di latte, quindi è abbastanza grave, però, quindi ti ringraziamo di questa presenza. Intanto i telefoni sono aperti, potete intervenire sulle domande, e la prima cosa che ti volevo parlare, visto che stamattina ho visto la protesta a Porto Recanati di questi, cioè, come si fa a fare una domanda per la valutazione di impatto ambientale per i sacchi di sabbia sulla spiaggia, che è una cosa d'emergenza, i sacchi di spiaggia non sappiamo, quindi perché c'è, magari non si può intervenire in regione, perché questa burocrazia anche così, che veramente uccide, la burocrazia uccide le persone, quindi... Purtroppo... Senti se si sente, perfetto. Purtroppo è così. Io seguo il problema della difesa della costa ormai da diversi anni, da quando ero consigliere comunale, assessore a Porto Recanati, e purtroppo mi sono trovata spesso in mezzo alle mareggiate, in mezzo ai danni e a quello che ha causato per moltissime aziende turistiche del nostro comune, perché abbiamo avuto purtroppo diversi chalet che sono anche crollati sotto la furia del mare, sì. E questo ovviamente incide non solo per quelle persone, ma incide anche nell'economia turistica del nostro paese. Quindi quando ho saputo che Regione, insomma, stavano rielaborando questo piano, quindi portando delle modifiche possibilmente, insomma, migliorative al piano in essere, ho cercato, insomma, di capire, sono andata anche a fare un incontro piuttosto approfondito con i tecnici regionali per farmi spiegare quelle che erano sia delle disposizioni che vengono ovviamente da norme sovraregionali e quindi un adeguamento ad alcune questioni che sono essenziali, sia capire quali erano le effettive previsioni della regione rispetto a un problema che è annoso e, dobbiamo dircelo, di difficile soluzione, al quale però bisogna guardare con attenzione. Io lo dissi anche in uno dei primi interventi che feci in aula all'assessore al turismo Pieroni, che turismo senza difesa della costa equivaleva, come dire, ad andare con così un po' zoppi, perché sappiamo che i numeri nella nostra regione li fa il turismo estivo, e quindi volevo che si avesse un approccio non a compartimenti stagni, quindi la regione deve ragionare in un'ottica più ampia, perché altrimenti secondo me si perde qualcosa. Riguardo alla valutazione di impatto ambientale, è un obbligo, un che viene dall'alto. Vabbè. Perché tutte le misure che vengono fatte sulla costa vengono considerate un qualche cosa di invasivo. Vabbè. Al quale deve essere. Siamo d'accordo, ovviamente. Io condivido il principio che, secondo me, sul sacco di sabbia è difficile considerarlo un'opera, perché difficilmente ha una caratteristica di amovibilità e anche una caratteristica di emergenzialità. Quello sul quale stiamo lavorando, e su questo ho trovato un'apertura da parte dei tecnici, è stato ribadito anche negli incontri che stanno facendo in giro per i comuni della costa, la possibilità, se non altro, che questa valutazione di impatto ambientale abbia una valenza pluriennale.
qualche giorno fa c'è stato un incontro proprio a Porto Recanati nel quale il tecnico si è spinto anche oltre dicendo che si potrebbe valutare un'ipotesi, insomma, da parte loro positiva, per cui sia il singolo comune a riunire in un'unica valutazione di impatto ambientale le varie, diciamo, situazioni, quindi le varie coperture che si fanno nei singoli chalet, proprio per venire anche incontro a quello che reputo si rendano conto tutti sia anche un onere pesante a carico dei singoli. Io vorrei fare una proposta in più, che su questa ovviamente, insomma, la sto portando avanti proprio perché è una questione che mi è venuta dagli chalet, ma vorrei si ragionasse anche in un'ottica preventiva. Allora, sappiamo bene che questo piano prevede una serie di misure che difficilmente verranno applicate e difficilmente verranno applicate in tempi brevi, perché hanno comunque dei costi molto importanti e quindi le risorse, insomma, sono anche difficili da reperire. Poiché purtroppo tutti gli anni o quasi andiamo incontro a danni agli chalet che sono, ricordiamolo, l'avamposto rispetto delle infrastrutture importanti, certo, perché sono l'avamposto rispetto alle strade, rispetto alle ferrovie. Cioè... Anche se adesso si stanno anche sistemando le scogliere nuove sul litorale sud, anche se qualche nostro fedelissimo ascoltatore ci ha raccontato delle stranezze di questo posizionamento di stagliere, se c'è in ascolto può intervenire, quindi so che si stanno facendo questi lavori anche. Quello è stato, credo, un successo di tanti, nel senso che ci hanno lavorato in molti e a più step, in più anni, si è riusciti a catalizzare una serie di situazioni, non ultima appunto il fatto che la mareggiata fosse arrivata alle ferrovie e le ferrovie hanno deciso di compartecipare, si è trovata anche una soluzione importante, perché lì abbiamo un primo step, un intervento di 15 milioni di euro e successivamente sono altri 2 milioni e qualcosa che dovranno intervenire anche, diciamo, con un ripascimento dopo la protezione delle scogliere. Quello è un intervento attesissimo, un intervento che viene dopo una serie anche di gravissimi danni, perché lì fondamentalmente è rimasto uno stabilimento balneare attivo. Ce ne sono due che sono crollati e ricordo che uno è crollato il 30 di dicembre e la notte del 31 aveva, diciamo, il veglione con le persone che sarebbero dovute essere lì, quindi si è sfiorata veramente anche una tragedia che oltre al danno è anche di proporzioni importanti, quindi veramente. Il tema c'è, il tema è importante. Ovviamente quell'intervento che è molto grande, io lo seguo, insomma, anche parlando direttamente magari con gli operatori che sono lì, con chi è sul posto. Vabbè. E abbiamo lamentato, io dico sinceramente, anche con l'assessore Ciapichetti, anche con il presidente Ceriscioli, alcuni ritardi nella partenza di questo intervento, perché ovviamente prima si completa, minore il rischio che durante gli inverni le mareggiate possano fare danni. L'azienda sta lavorando, devo dire, in alcuni momenti lavora a ritmo serrato e, insomma, anche bene, in altri momenti per difficoltà di approvvigionare il materiale. Mi hanno detto anche un problema con una nave che gli si ruppe, insomma, dall'altra parte della costa dove prendono appunto il materiale, quindi ci sono stati alcuni, però l'urgenza ovviamente quella di vederlo e anche la gioia, penso per tutti, di vederlo completato prima possibile, perché lì a quel punto quell'intervento sarebbe una certezza di difesa. Perché mi pare i lavori sono iniziati a luglio, perlomeno. Sono iniziati prima, si sono, diciamo, interrotti a luglio, quindi c'è stata anche una pressione per farli lavorare anche nel mese di luglio, invece di interromperli prima, perché oggettivamente, insomma, si poteva lavorare anche in sicurezza e poi bisognava sfruttare, proprio per quei ritardi che ti dicevo, il bel tempo, perché poi lavorare con il prototempo, insomma, un po' difficile. Diciamo che io sono sempre un po' sul San Tommaso, quindi se non vedo, non credo, attendo di vedere la fine con solleciti e con ovviamente la soddisfazione per un intervento importante che si aspettava veramente da tantissimi anni e che per arrivarci purtroppo si è dovuto passare anche per gravissimi danni. Giustamente, beh, tu fai il tuo ruolo di opposizione, di controllo, no, che va fatto, quindi complimenti per questo impegno assiduo. Ma una domanda: com'è il rapporto tra la minoranza, l'opposizione della regione? Tu, perché vedo che
dialoghi molto con la maggioranza, perlomeno con il presidente Ciriscioli, hai detto, con l'assessore, quindi diciamo questo rapporto è un rapporto tenuto in considerazione da anche dalla maggioranza, oppure tante volte si è snobbati, non lo so io perché non ho... Guarda, te lo posso dire da esperienza di minoranza nei consigli comunali, tante volte non ti ascoltano per niente, pare sempre che tu la vuoi sempre, ecco, perché prendere i voti per le, no? Ecco, questo qui. Allora io cerco di svolgere il mio ruolo in veste costruttiva, non solo distruttiva, certo, perché credo che sia importante per i territori. Poi anche lì ci sono, come dire, momenti nei quali c'è una considerazione, c'è un ascolto, e momenti nei quali prevale magari la, come dire, la diatriba o lo scontro prettamente politico. Certo. Devo dire che ad esempio sulla difesa della costa, quando fecero un primo sopralluogo proprio prima dell'estate in barca, insomma, il presidente Ciriscioli con l'assessore, con i vari tecnici, con la ditta, chiamarono anche me a partecipare, quindi unica della minoranza, proprio sapendo. Anche perché tu fai parte di questa commissione o perché no perché c'era il tuo capito. No, c'è stata sicuramente. Ti ha chiamato perché ti sei sempre interessata. Credo riconoscimento del fatto che comunque è un'opera che riguarda il mio territorio, anche e soprattutto, certo, è una questione sulla quale mi sono spesa parecchio. Poi ci sono anche i di questo, insomma, devo dire che è stato anche un riconoscimento rispetto, insomma, credo anche all'approccio che tengo spesso. Poi quando c'è da urlare e dire le cose, ti dicono. Giusto. Sempre sulla difesa della costa, io rivendico l'idea di utilizzare i ribassi d'asta di quel grande intervento per il scossicci, che oggi è rimasto scoperto. E lì, devo dire, c'è stata un po' la pantomima, però, che quando il mio atto è arrivato alla discussione dell'aula, quindi dopo alcuni mesi, perché sì, i nostri atti, non, a volte anche dopo un anno che li presentiamo, arrivavano, insomma, in discussione, nello stesso giorno, fatalità, viene bocciato il mio atto e poco dopo l'assessore Sciapichetti va a sottoscrivere un accordo in questo senso. Allora lì dopo ti scatta però fa parte, ecco, del gioco, non mi entusiasma spesso questo, però succede. Poi io credo che la collaborazione per temi seri importanti sia essenziale. Certamente. Se c'è da ambo le parti, ovviamente. Certo, no, questo sicuramente. Ma quando c'è da criticare, farla criticaspra si fa. No, tra l'altro stamattina pure leggevo sul giornale che sono iniziati i lavori di sistemazione della strada a Scossicci da parte della provincia, che magari forse erano da fare, cioè non con l'arrivo della brutta stagione, ma però vabbè, io perché quando leggo i giornali, Elena, ci metto anche del mio, quindi lo leggo come se stassimo qui in famiglia, quindi non so, so che ci ascoltano tante persone, quindi, e dico il mio pensiero, però così, è criticabilissimo, quindi non... E no, per questa cosa che dicevi, certo, per esempio un'altra questione, no, su questa del merito, no, che se prende il merito è un fatto. Sentiamo se c'è una telefonata. Pronto? Sì, buongiorno. Adriano, buongiorno, facevo proprio riferimento a te. Sì, stavo ascoltando. Saluto te e soprattutto saluto l'ospite. Sì. Un paio di domande. Gli stati, lo stato di avanzamento dei lavori all'Hotel House, che cosa, oltre alle chiacchiere, non mi rivolgo a lei, mi rivolgo a tutti, oltre alle chiacchiere che cosa si sta facendo? Poi riguardo al posizionamento delle scogliere, sto telefonando da condizioni un po' precarie, chiedo scusa. Io ho visto delle cose incredibili, l'ho segnalato in radio, l'ho segnalato al sindaco, poi ho sentito il consigliere prima che ha detto, anche a me piace chiamarla il consigliere, l'ho segnalato anche al sindaco, cioè, ho visto posizionare i scogli lunedì, ripescarli martedì per ripescare e riposizionarli 400 metri più a sud. Chi paga? Chi è che paga tutto questo? Avranno avuto problemi con la nave, avranno avuto problemi, ma là hanno perso una giornata di lavoro, 6-7 persone, lunedì a posizionare gli scogli, martedì a prenderli, ripescarli e rimetterli 400-500 metri più a sud, dove sono quasi terminati, cioè sono...
sono ben allineate e altro. Ma com'è possibile che accada questo? E nessuno dice nulla. Com'è possibile? Come ripeto, l'ho segnalato all'ufficio del sindaco, oltre che in radio, e ho anche delle foto. Adriano, fammi fare una battuta, quale sindaco? L'uomo o la donna? Allora, è una battuta. Permettimi. C'era Anna, la segretaria. Permettimi questa non battuta. Non c'era né l'uomo né la donna. Tanto la comanda la donna. Vabbè. E lo sai come la penso. Pur non essendo cittadino posto alle canadesi. Apposta ti ho fatto la battuta. E infatti, io lo faccio sempre. Grazie di nuovo. Vi saluto e vi ascolto. Grazie a te, Adriano. No, era una denuncia che Adriano ha fatto una settimana fa su questa questione di questi scogli rimessi su un posto e poi il giorno dopo ripescati e riportati. Ma questo non so se sarà scelta, adesso non so se c'entra la politica, saranno scelte tecniche, non so se sono sbagliati a metterli giù. Ringrazio innanzitutto per la segnalazione, è evidente che c'è un'attenzione in merito importante, perché poi anche proprio da parte dei cittadini vengono delle segnalazioni nelle quali si trovano insomma dei riscontri importanti anche per avvenimenti. In questo caso il signor Adriano denunciava anche uno spreco di risorse e di soldi, quindi sia temporali sia proprio economici. Penso che questo riguardi l'impresa, però, perché non c'è un contratto. Quindi la situazione, anzi lo ringrazio appunto per la segnalazione, che farò diciamo un approfondimento. Io reputo che o si siano sbagliati nel posizionamento, so che erano stati spostati anche dei punti di rilevazione. Quando c'è stata la mareggiata forte ci sono messi dei paletti per segnalare dove fare le scogliere, quindi però esatto. Non so, è un'ipotesi che faccio io, quindi però approfondirò. Sentiamo se è per noi. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao, ad entrambi. Sentivo Adriano, allora porto dei canali, una famiglia matriarcale. Vabbè, dai. Fammi fare la battuta, dai, che allora, speriamo un po'. Sentivo, no, ma dico, vale la pena investire nella costa quando poi abbiamo pochi chilometri più a nord l'Emilia Romagna, che dell'industria balneare ne ha fatta proprio, diciamo, un lavoro, no? Hanno alberghi, centri benessere, palestre, discoteche, addirittura 40 anni fa, pensate alla lungimiranza, hanno costruito la ciclabile Rimini-Verrucchio, che arriva fino su in collina, diciamo. Noi abbiamo una situazione che addirittura 2 anni fa un turista di Bergamo mi ha detto: se continuate così vi supera anche il meridione, come diciamo, come dire, stile, decoro, eccetera. Quando poi abbiamo una regione ricca di arte, cultura, religione, per esempio l'Umbria, che non c'ha la costa ma c'ha, diciamo, l'arte, no? Hanno fatto un itinerario enogastronomico, un artistico religioso, uno culturale, che diciamo addirittura i tedeschi vengono a sposarsi in Umbria come quasi un lusso, diciamo, in un certo senso. Addirittura anni fa, prima del terremoto, su a Frontignano ho incontrato un gruppo di anzianotti con le biciclette, con le mountain bike. Gli ho detto: ma dove c'è quella fontanella davanti al Felicita? C'avete tante belle montagne su in Veneto, venite qua giù. Ha detto: noi siamo anziani, le altitudini ci danno un po' fastidio per la pressione eccetera, ma si mangia talmente bene qua da voi, quindi perché non investire dove è abbandonato, che è proprio quel tesoro nascosto, che è tutto da scoprire. Addirittura anche un tour operator austriaco lo disse allo Sferisterio 2 anni fa, mi sembra, ha detto: ma c'avete l'oro, perché non sapete sfruttarlo con diciamo tour operator, itinerari eccetera? Cioè, abbiamo tutto, abbiamo un itinerario religioso che è questo della Santa Casa di Loreto. Abbiamo, diciamo, tutti questi paesetti, no, nei colli. Dico, perché diciamo il mare, voglio dire, in Emilia Romagna addirittura quando c'erano i tedeschi avevano imparato il tedesco negli anni 60, adesso hanno imparato il russo ed il cinese per lavorare, diciamo, nelle strutture ricettive, quindi anche trovarsi preparati in un certo senso, cioè anche la scuola, no? Volevo sapere cosa ne pensa la consigliera. Buongiorno, ciao. Grazie Giovanni.
Allora, sono assolutamente d'accordo. Anche se un fatto... cinese al mare non l'ho mai visto io, un cinese al mare. Però. Devo dire neanch'io, se non quelle che fanno i massaggi abusivi, quello spendiamo, insomma, chiudiamo la parentesi. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che le Marche siano una regione bellissima che ha moltissimo da offrire in termini paesaggistici, in termini artistici, in termini di storia. I nostri borghi sono veramente qualcosa di eccellente e molto apprezzato. Io credo che l'una cosa non debba escludere l'altra, perché oggi il turista che viene al mare non resta fermo quella settimana o quei giorni che viene sempre sul sregato sul lettino a fare, ma vuole vivere di esperienze, quindi vive anche l'entroterra. Però sappiamo che i numeri grandi che poi si sparpagliano nell'entroterra si fanno con il mare, quindi vanno curati tutti gli aspetti. Esatto, no, è vero, questo è vero. Sentiamo, pronto? Sì, vorrei... Adriano. Sono sempre Adriano, vi chiedo scusa. Prego. Vorrei integrare il discorso di prima. Sì. Pur non essendo un tecnico, dico al consigliere che non si sono sbagliati. Mi hanno tolto solo una parte. Se andate giù, vedrete che c'è uno scoglio che ancora sorge, è lì che l'hanno ripescati. Uh-huh. Quindi non erano posizionati male, lì c'era qualcos'altro. Poi, per concludere, e lascio spazio ad altri molto molto volentieri, i lavori sono fermi da 3 giorni e non mi si dice che c'è il mare grosso, perché il mare era una tavola e i lavori erano fermi, sono fermi da 3 giorni, oggi è il quarto. Grazie. Allora ribadisco che la segnalazione la approfondirò. Sì. No, ma Adriano, non ti preoccupare che già da oggi pomeriggio, già da poco, conoscendo Elena, so che interverrà subito su questa faccenda. Le lamentele fatte nei confronti dell'azienda, proprio questo lavorare un po' intermittenza, è quello che dicevo prima, insomma. Quindi è una lamentela che sempre... già c'è. Sì, dagli operatori che sono lì spesso, insomma, mi arrivano e l'ho constato anch'io. Pronto? Buongiorno. Anna, buongiorno, Anna di Loreto. A voi e a tutti gli ascoltatori. Ma non vi vergognate, diceva mio marito che era nancuno tal, non vi vergognate l'ombra vostra. Loreto e Recanati non c'hanno la guida dell'acqua. La guida dell'acqua, che sarebbe? Allora, che sarebbe la base di tutto, vabbè, perché la vita è fatta d'acqua. Non c'è nessuno dei due la guida dell'acqua. Ma che sarebbe sta guida dell'acqua, Anna? Io non lo so. La guida dell'acqua sarebbe da nominare tutte le fontanelle, da chi l'ha fatta, chi era, chi non era, faccio un gazebo per offrire l'acqua. Lo vedo che c'ha laggiù, dove che piava l'acqua per fare la basilica. Manco quella c'è. Ragazzi, siamo ricchi di benessere senza sapere come sfruttarlo. Ma su in Romagna, se c'aveva questa guida qui dell'acqua e compagnia bella, che faceva vedere che roba che facevano. Ragazzi, c'è gli archi che ha un valore inestimabile, lì ci dovrebbe essere un ristorante di quelli che fumava proprio le palline. Gli archi a Loreto? Non c'è, voi non fate niente perché tocca a Recanati, a Loreto. Loreto non fa niente che tocca a Recanati, gli archi che se l'ama e l'acquedotto romano più importante che c'è. È vero, dai, è ciao, vero. Un saluto, va, ciao, che dopo mi arrabbio perché... Non ti arrabbia, Anna, per carità, dai, no, sabato, ma su. Senti, averci beni a lasciarli alla malora senza utilizzarli è da cretini. Però diciamo... E il castello di Montefiore, quello dovrebbe rendere... patrimonio. Quando ci sono venuta c'era un geometra e poi deve essere un amico tuo. Come fai a sapere che fra 2 anni non ci arriva? E gli ho detto, se incontrano le sciolte da cimpiedi restaurate nell'esterno e nell'interno no. Ma guardato con Verdista Matta che dice, quanto ha durato? Meno di 2 anni. Sì, ma il lavoro, diciamo. Allora ragazzi, se uno è ricco di patrimoni, sì, se può fare da spasso e mangia sopra chi è forte i soldi e non lo capisce, e tu qui lo hai fatto, gli sbatti la testa per terra. Per forza, sì. Dai, ciao, va, te saluto. Ciao, Anna, ciao Anna, chiudo un attimo il telefono, mando la pubblicità. No, Adriano diceva pure anche, siccome ho letto da qualche parte che oggi pomeriggio c'è la riunione per il nuovo amministratore dell'Hotel House, perché quello... Allora Adriano diceva qualche notizia fresca sull'Hotel House, ma penso che...
più che quello che sappiamo, data è una proprietà privata, quindi... Allora, purtroppo notizie buone o positive di interventi non ce ne sono, almeno non mi risultano. Quell'intervento fatto, io in parte lo, diciamo, lo contrastai anche sul, diciamo, sul impianto antincendio, perché ovviamente non, non c'erano poi le condizioni per assicurarne la, la durata, e di fatto oggi sappiamo che in parte non è più esatto. funzionale come quando è stato messo pochissimo tempo fa. Il problema è importante, io mi auguro veramente, io interessai vabbè, tu anche perché sei stata amministratrice del comune Recanati, quindi del porto Recanati, quindi è un problema. Che conosce, è un problema che conosco, è un problema nel quale bisogna mettere risorse e attenzioni. Io ho sentito che fortunatamente verranno mandate delle risorse di forze dell'ordine aggiuntive a Porto Recanati, era un impegno che il ministro Salvini si era preso, mi auguro che vengano mandate anche in parte consistente a Porto Recanati. Io proposi insomma di elevare la caserma della, diciamo, dei carabinieri a tenenza per avere un nucleo stabile e fisso sul territorio che potesse non solo diciamo fare gli interventi sull'hotel house ma anche sul resto del territorio, perché poi il problema della droga, che lì è una delle cause principali anche del, del degrado, di chi vuole mantenere quel condominio nel degrado, si sposta poi nel momento in cui la morsa, diciamo, delle, delle forze dell'ordine si stringe intorno al palazzo, si sposta da altre parti. Abbiamo molte altre situazioni di criticità, quindi la questione sicurezza va posta su tutto il territorio. Quanti abitanti ci sono adesso lì all'hotel house all'incirca? Allora, censiti sono fra sui 1600 Pensate circa. Un altro paese. Poi d'estate crescono, certo, ma è una popolazione anche fluttuante, perché essendoci molti appartamenti sfitti ci sono molte persone che si spostano abusivamente da un posto all'altro, molti diventano, ecco, ricettacolo di chi vuole anche delinquere, addirittura di, sono state fatte molte operazioni anche della Guardia di Finanza per quello che è. Sì, sì, le leggiamo continuamente sui giornali, sì, è vero. Lì c'è una situazione doppia di illegalità e di degrado. Secondo me andrebbe fatta una morsa stretta su quella della illegalità, quindi riportare la legalità, e poi con quella a seguire il decoro, perché lì ci sono comunque delle responsabilità individuali anche dei condomini che, non pagando le quote, hanno portato a questa situazione. Esattamente. Quindi, l'amministratore ha poco a che fare, mi fa pena. Insomma, tutti l'amministratore non è messo nelle condizioni di operare, anche perché ci sono gruppi di, io dico, insomma, di potentati interni che non hanno mai consentito di raggiungere il numero legale per approvare un bilancio e partire anche con delle misure. Questo proprio perché alcuni gruppi, che in particolar modo vogliono la confusione per continuare a delinquere, non vogliono portare. Lì sarebbe, tutti avevano auspicato che con la venuta di Tommasino, il commissario messo insomma anche in maniera giudiziaria, potesse avere un qualche potere in più per far approvare il bilancio. Questo purtroppo non è stato, e quindi la situazione non è cambiata. Ci vorrebbe una legge speciale per dare qualche potere in più al commissario. Forse l'attenzione del, adesso non lo so se questo si può fare, adesso parlo così per parlare, non so se con una legge speciale, però perché la proprietà è privata, quindi cioè intervenire su una proprietà privata da parte del pubblico non è una cosa semplice. È difficile, è difficile. Va bene, mando la pubblicità, ci sentiamo fra qualche minuto. Sono le 10. Che sono le 10. Risparmio energetico e sicurezza? Frame, lavorazioni in alluminio a Castelfidardo in via Albanacci 6, ad un chilometro dalla rotonda del Cerretano, direzione Osimo. Infissi in alluminio e PVC, finestre, persiane, cancelletti, protezioni blindate, balaustre, cancelli automatizzati ed arredo esterno per la casa. 20 anni di esperienza, serietà ed affidabilità. Frame, via Albanacci 6, Castelfidardo, telefono 071 78887. Uffa, non ho niente da mettere! Quante volte l'hai sentito dire dai tuoi ragazzi? Ora, niente paura, in corso Persiani 26 c'è Sweet Dreams, punto vendita di abbigliamento dove, partendo da 20 euro, è possibile indossare un capo al giorno. Vesti giovane, vesti figo, da Sweet Dreams, in corso Persiani 26 a Recanati, telefono 071 9733 471. Con
molto buono, però è un po' scondidella sta roba. Cameriere, per favore, mi porta un po' d'olio? Ma che fai? Utilizzi un olio qualunque? Tieni, prendi questo, è dell'olificio Bartolini, non esco mai senza. Ma non mi dirai che tu porti dietro? Certo, è buono, leggero, profumato e prodotto dalle nostre olive. Ok, da qua, da qua. Tieni. Allora ne metto un goccetto sulla pasta, un po' sulla carne, un po' sull'insalata, un po' pure sul dolce, va? Mamma mia, quanto mangi, così diventi più larga che lunga. Forza, alziamoci, andiamo via. Oiaiaia, che dolore. Che c'hai, Maria? L'ossi, sono tutta rotta. E metteci un goccio d'olio Bartolini, fa bene anche per l'ossi. Ah, a vale memoria, Recanati, olificio Bartolini, telefono 071-757-0317. E per i regali di Natale, cesti e confezioni con prodotti tipicamente marchigiani, aperto anche la domenica. Location fantastica, posto gradevole e accogliente, personale cortese, cucina ottima, carni cotte alla brace a vista, menù vario. Tutto questo dove? Al ristorante I Gelsi, in zona San Buchetto Macerata, località Acque Salate 24. Per prenotazioni telefono 0733 49 26 99. Il ristorante I Gelsi organizza tre serate con la chitarra dal vivo di Del Sordo nei giorni di sabato 10 e 24 novembre e 1 dicembre. Casa del Materasso di Porto Potenza, dal lontano 1966, specialisti nel settore da 50 anni. Azienda esemplare e commercialmente sana, tramandata di padre in figlio. Unica proprietà che ha saputo garantire modernità nell'impiego di materie prime di ultima generazione nel creare prodotti di qualità, certificati e garantiti CE. Casa del Materasso. Alta qualità dei materiali e dei marchi presenti nello showroom. Casa del Materasso. 50 anni di buona salute. Casa del Materasso, strada statale 16 Adriatica al chilometro 337, Porto Potenza. Info 0733 68 84 49. Sono le 10 e 5 minuti. Per risposte tempestive e complete, Clinica Lab. Punto prelievi, poliambulatorio, via Aldo Moro 48 Recanati, davanti alla scuola media Patrizi. Analisi chimico-cliniche, ecografie, visite dermatologiche, visite cardiologiche. Per informazioni telefonare allo 071-757-2676, 342-9740-836. Clinica Lab, via Aldo Moro 48, Recanati. Bene, ritorniamo in diretta, sono le 10.06 e continuiamo con il consigliere Leonardi, quindi anche sull'Hotel House è un problema qui, Adriano, l'Hotel House ne parleremo. Io penso che ci dovrà essere una legge speciale, perlomeno per definire questa questione, perché se l'amministratore non ha poteri, lì c'è da riscuotere le quote, c'è da pagare tutti gli arretrati, insomma, sento un telefono che fa rumore. Lì dei soldi girano, perché sappiamo che sui money transfer vengono trasferiti, insomma non hanno 5 milioni di euro, quindi che poi molti probabilmente saranno anche da proventi illeciti, per cui diciamo prendono questi canali, altri sono comunque soldi che vengono magari anche legittimamente girati nei paesi d'origine in altre parti, però delle risorse ci sono, tant'è che le utenze singole spesso vengono pagate, quindi certo. Sono quelle condominiali che poi hanno portato al distacco dell'acqua, al distacco della corrente, quindi a non avere più. Ma poi c'è il problema degli ascensori, la manutenzione, l'impianto antincendio, è tutta una questione, certo, che poi più va avanti più tempo passa e però s'aggrava. È difficile pensare, o non accettabile per molti giustamente, pensare che risorse pubbliche che tutti noi diciamo paghiamo vadano a sanare debiti pergressi di privati come noi, perché condomini con persone in difficoltà che si trovano a dover o non riuscire a pagare le quote condominiali magari di ristrutturazioni, perché i palazzi di 20, 30, 40 o 50 anni fa ne è piena, le Marche, l'Italia, quindi questa è una situazione di particolare degrado sulla quale vanno fatti degli interventi, però io non reputo che le risorse di chi ha contribuito e continua a contribuire anche con difficoltà possano andare a sanare i debiti di chi paga e non vuole pagare, perché e tante volte non sono nemmeno tanto stranieri, quelli che,
c'è stata un'intervista a un signore, adesso non mi ricordo il nome, che c'ha 30 appartamenti, 32, che proprio non paga le quote condominiali, cioè non si può, insomma, e poi in assenza di un amministratore non può prendere i provvedimenti, nonostante che tanti appartamenti sono all'asta oramai a prezzi, siamo partiti da stime da 80.000 euro, se saranno scese, se non so, a 4-5.000 euro gli appartamenti, quindi stanno all'asta, e quindi va bene. Dunque, intanto per cambiare discorso, quindi Porto Recanati l'abbiamo sistemata, tanto i problemi di Porto Recanati sono... Una cosa che ti volevo chiedere, invece, un paio di settimane fa era venuta fuori la notizia del poliambulatorio di Montefano che sarebbe stato chiuso, ma nel silenzio un po' di tutti, perché si sapeva da domenica, poi dopo ognuno si è preso il merito, ah sono stato io, dopo ci racconti questa storia, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Gianfranco, buongiorno. Ah, buongiorno, vedo che stai in campagna elettorale, insomma. Ma che campagna elettorale, Gianfranco? Non è? No. Sono sbagliato. Ho chiamato un consigliere regionale a parlare dei problemi. La signora che sta vicino a te, insomma, tu manco te meriti la vicinanza. Quello c'hai ragione. Ci vorresti stare tu qui a posto mio, lo so. Però... No, perché io penso che sono in pensione. Allora, volevo dire una cosa, no? Sì. Mi sembra che ho capito che questa signora sta in Fratelli d'Italia. Sì. Ecco, fratelli, siete tutti fratelli. Tutti fratelli. Sembrerebbe una congrega religiosa. Può dare, vabbè, un partito può essere anche una congrega religiosa. Perché cioè, il Papa dice siamo fratelli e sorelle. Invece voi sono fratelli. Solo fratelli. E sorelle, è sottinteso. Volevo sapere una cosa. Sì. Eh sì, ho sentito, insomma, in parte, perché dopo avevo da fare, che fa parte di un consiglio, mi pare. Consiglio regionale, sì. Però dico, ma vi siete resi conto che siete al di sotto del 3% in nazione? Ah, il partito dici tu? Vabbè. C'è pure una bella presidente, la cosa lì, com'è che si chiama? A te piace la Meloni, lo so. La Meloni, ecco, sì. C'è un bel Melone. Allora dicevo questo, no? Che lui la vorrebbe conoscere quando viene. Se può venire a casa mia, perché... A Orbisaglia, adesso quando passa... Gli dici, va a Orbisaglia che c'è un ex camerata che ti vuol salutare. Ma tu sei un ex camerata, non lo sapevo... E tanto per dire che cosa. Ah, ecco. Allora io molto simpatico. Allora, essendo al di sotto del 3%, voi altri nelle prossime elezioni non andate manco in Parlamento. No, in parlamentare ci stanno, c'è, come no? Allora noi qualche singolo viene ripreso, come pago le proporzionali, adesso non so come funziona, però se uno sta al sotto al 3%, fate la fine di quell'altri liberi uguali. Ma quelli era l'uno sta quelli. Apposta dico, ma anche voi state marciando verso l'unità. Io questo non lo so. L'unità d'Italia, noi ci abbiamo sempre marciato, infatti siamo Fratelli d'Italia in quanto patrioti, guardiamo l'unità d'Italia. Al di là dei, diciamo, anche delle sue battute, insomma, scherzose, che giustamente raccolgo positivamente, è ovvio che noi non siamo in Parlamento, intanto abbiamo 50 parlamentari, fra parlamentari e senatori, abbiamo una pattuglia, devo dire, di persone. C'hai 5 secondi per salutare. E allora tanti saluti. Ok, dato. Quindi c'è una pattuglia, tra l'altro importante, abbiamo... che sta lavorando molto, non si sta in politica solo guardando le percentuali, perché poi è ovvio che saranno gli elettori a decidere se darci la fiducia o meno. Certo. Noi siamo per portare avanti delle idee, dei progetti e anche quei valori che sono stati sempre nella destra, nei quali noi continuiamo a riconoscerci. Pronto? Sono Marco. Marco, ciao. Ciao, saluto la signora. Buongiorno. Che infatti ha ragione, diciamo, su quello che sta dicendo. Forse il dottore si è perso fra le stelle, non si è accorto.
Ma lo conosciamo Gianfranco, che gli piace fare battute, no? Sì, sì, ma battute per battute, sì. Mi permetto anch'io di fare una battuta. E forse non si è accorto che il caro Silvio, se continua a spararle così grosse, è in discesa libera, non ha visto i sondaggi del suo Silvio, caro amato Silvio, caro Gianfranco, si stanno travasando i voti del signor Berlusconi o a Salvini o a Fratelli d'Italia. Gianfranco, guarda meno le stelle e guarda un po' più la situazione nazionale. Ma Gianfranco oramai è proiettato verso le stelle, verso Marte. Sì, dai, comunque è la sua diciamo, passione, quindi è spettacolissima. Però gli ricordo che se le spara talmente grosse che si vede proprio quell'odio rispetto all'avversario che sul reddito di cittadinanza addirittura le va sparando, che dice che qualcuno si licenzierà per acquisire il reddito di cittadinanza, ci abbiamo la testa attaccata al collo. Questo dice tutto. Quindi, caro Gianfranco, un po' più di attenzione, non le sparare grosse come Silvio, perché sennò ci perdi di credibilità. Tanti saluti a tutti. Ciao Marco, grazie. Come farà la radio senza Gianfranco? Non si può. Che Gianfranco è un grande, anche è un medico, è un grande esperto di astrofisica. Quindi ci fa delle bellissime lezioni di astrofisica. Ha scritto diversi libri sull'astrofisica, molto, molto belli, se ti devo dire. Pronto? Sì, buongiorno, Pierluca, sono Roberto Di Loreto. Roberto Di Loreto. Esperto di astrologia. Astrofisica. Ah, tu sei esperto invece di astrologia. Astrologia. Sì, non è uguale, non è uguale. Tra le stelle. No, è uguale, non c'è niente di diverso. Io pure sto un battuto sulle stelle, ma dimmi. Sono della signora che ho ascoltato volentieri. Buongiorno. Speriamo che la signora abbia le idee molto chiare su quello che vuole fare, però io quando, in generale, tu sai Pierluca, quando arriva un esponente politico o come un'altra volta di ragazzi che stanno in un certo partito che hanno le idee, io faccio sempre la stessa domanda. Sì, si sta dimostrando in questo periodo praticamente che di tutte le idee che possono essere nuove in Italia sono sempre condizionate dalla BCE. Allora chiedo alla signora, noi possiamo fare anche i progetti più belli per l'Italia, ma poi alla fine dobbiamo far sempre i conti con quelli. Quindi cos'è che cambia? Cosa cambierebbe se va su questo o quello in Italia? Certo, che tanto siamo pilotati da quello che non si sa mettere le scarpe. Che ne metto una blu, una nera, se è vero. La mia domanda era solo questa. Vabbè, adesso ti risponde, ciao Roberto. No, effettivamente lui dice, inutile che politica c'è, siamo sempre condizionati alla BCE, e quindi tu come che gli rispondi su questa domanda? Gli rispondo che secondo me la prossima tornata delle elezioni europee potrà essere importante e decisiva, proprio perché stanno cambiando degli equilibri in diverse nazioni. Io porto ovviamente l'esperienza del mio partito, che del sovranismo sta facendo una battaglia, non intesa come diciamo protezionismo e basta, quindi non è che ci dobbiamo chiudere nei nostri confini, però dobbiamo fare l'interesse della nostra nazione all'interno dell'Europa. Come gli altri la fanno. Come gli altri la stanno facendo e noi non abbiamo fatto, con le conseguenze che abbiamo visto. Secondo me la prossima tornata delle europee potrà, e sicuramente l'abbiamo visto anche in Germania con la perdita dei consensi della Merkel, quindi quegli equilibri che fino adesso hanno dettato determinate regole si stanno modificando, proprio perché evidentemente ci sono delle nazioni che stanno subendo, delle nazioni che stanno in difficoltà e che all'interno dei loro parlamenti, all'interno dei loro stati stanno mutando anche come dire un pensiero, e quindi stanno vedendo che l'Europa che si sognava, cioè un'Europa capace di proprio perché stando insieme poteva essere più forte, rendere più forti i singoli stati all'interno di questa Europa, in realtà sta avvenendo a due velocità. Ci sono quelli che si sono rafforzati, quelli che stanno bene, in particolar modo la Germania della Merkel, e altri che stanno patendo e subendo invece politiche che sono
per noi dannose. Esattamente, allora io credo sono perfettamente che d'accordo. Le elezioni europee potranno essere utilizzate bene dagli elettori per cambiare all'interno dei singoli stati quegli equilibri. A quel punto dovrebbero essere in grado di cambiare anche le politiche europee, quindi anche le politiche monetarie, perché oggi quello che ci unisce fondamentalmente è quello, certo, se non qualche legge assurda che penalizza spesso e volentieri purtroppo l'Italia, il Made in Italy, i nostri prodotti, cose per le quali con orgoglio ci si batte assolutamente. Da tanti anni. Bene, ritorniamo adesso dall'Europa, tanto si voterà a maggio dell'anno prossimo, maggio probabilmente dell'anno prossimo, quindi sarà tutto un dibattito lungo, visto che altri comuni si voterà non solo per l'Europa, ricordiamoci, ma si voterà anche in parecchi comuni, la provincia di Macerata, parecchi comuni d'Italia, quindi già leggo oggi sul Resto del Carlino che Macerata ha iniziato a fare la programmazione elettorale, si voterà nel 2020, quindi hanno già iniziato a fare i raduni qui a Recanati o altri comuni. Tutto tace, si voterà fra 6 mesi, fra 3 mesi scadranno i consigli comunali, circa 3 mesi. Tutto tace, tutto, non si sa, candidati, eccetera, programmi. Non è partito ancora niente, adesso vediamo qui, poi dopo ci racconti di Montefano perché me l'hanno chiesto. Pronto? Roberto? No, sei tu, perché fai sta pernacchietta quando comincia, che so che o è uno scherzo, sei tu. E sono i cellulari muremi. Il cellulare. Sì, perché quando attacca lui vibra. E vabbè, se sente sta cosa, tu non devi aprire, se non apri, lui non vibra. E come non devo aprire? Non ti rispondo? Allora se rispondi beccate questa che è un saluto, va bene. Un saluto elettronico lo viviamo come saluto elettronico. Che non so se si sente in trasmissione, io lo sento bene. Quando sento le repliche sì. Dai. Io adesso no, lo sento qui in diretta. Va bene, dai che ti scorrono i minuti. Faccio subito una sola domanda. Torno un attimo all'Europa, signora, perché mi sa dire un'Europa che non c'ha la Costituzione, cosa serve? Come si regola un'Europa senza Costituzione, senza legame interno in tutti i suoi principi? Vedo che ognuno fa come gli pare, quindi non vedo neanche poi cosa andiamo a votare a fare. Ecco, questo è il concetto. Mi scusi. Buongiorno. Vabbè, signora. Ciao Roberto, ti aspetto in Basilica stasera alle 6. Va benissimo, sì. Che c'è la banda, La banda in Basilica, va. La banda in Basilica, canterò pure io, in Basilica, a Loreto. Basta che non vi portate via tutte le offerte. Tutto, ci pigliamo tutto. ciao Roberto. L'appunto, diciamo, secondo me è corretto e va in quella, si inserisce anche bene in quel discorso che facevo prima, cioè la gente comincia a vedere che questa Europa non ha quella base di unità per la quale in realtà doveva essere nata, certo. Quindi per far stare bene e meglio. Già il fatto che la Costituzione. Quindi, non è stata ratificata quasi da nessuno. Però ci siamo dentro, quindi sottrarsi secondo me sarebbe perdere un'occasione proprio per poter modificare gli equilibri e cambiare le cose. Pronto? Pronto, no, ma siamo sicuri che vanno su questi sovranisti? Perché tu sembra che questi verdi siano un'alternativa ai sovranisti, che sono europeisti e vediamo Sebastian, l'austriaco, ci bacchetta. Ci dice fate le cose serie perché i soldi sono di tutti qua, se va male a voi va male a tutti, quindi i sovranisti pensano ognuno per il proprio orticello, a differenza di quest'altro. Abbiamo visto, no, la Grecia, mi sembra, noi abbiamo prestato sui 40-50 miliardi mi sembra quella volta. Un'altra cosa, gli altri hanno fatto delle riforme, negli anni 90 ci fu in Germania la grossa coalizione che ha fatto quelle riforme strutturali che l'Italia non ha mai fatto, o se le ha fatte a metà, e per questo non cammina il paese. Poi facciamo gli esempi, in Danimarca danno il reddito di cittadinanza a 1200 euro al mese, ma in Danimarca tenere un'auto è un lusso. In Danimarca addirittura stanno pensando di togliere il contante proprio per abbattere l'evasione fiscale e addirittura perché stampare moneta ha dei costi. In Danimarca si pagano le multe in base al reddito. Voi pensate in Italia una cosa del genere? Non so se vi ricordate nel 2005-2006 quando Padoa-Schioppa mise online i redditi degli italiani.
abbiamo scoperto cose clamorose. Quindi il discorso è questo qua. Per andare bene in Europa bisogna essere seri. Noi siamo super seri. Non mi sembra nel vedere la corruzione, l'evasione, i condoni, non è un modo, diciamo, per stare dentro una moneta unica, secondo me. Poi, per esempio, i francesi fanno tutto quel welfare, ma hanno la tassa sulla prima casa, la tassa di successione. Noi vogliamo togliere le tasse, fare welfare in deficit e non lo so, poi chi paga tutto questo? Stampiamo un po' di soldi di più e mettiamo in giro. I sovranisti sono arrabbiatissimi, cioè quelli di prima bene o male se barcamenavano, ma quei sovranisti sarà ancora peggio, che ognuno tirerà l'acqua per il proprio mulino, e chi sta meglio vorrà stare ancora meglio, e chi sta peggio, se vuol stare un po' meglio, fa come quello che sta in mezzo al mare con la ciambella o con i braccioli che aspetta il salvagente, voglio abbracciare. Ciao, buongiorno. Ciao Giovanni. Vabbè, è tutto un discorso molto ampio, quindi... Allora, il sovranismo come lo intendiamo noi... Ma non è contro l'Europa. No, è fare l'interesse dei popoli, non l'interesse dei grandi speculatori, della grande finanza che impone determinate politiche che poi sono a cascata a ripercussioni negative sui cittadini. Per cui questo è alla base del sovranismo, non lottare uno Stato contro l'altro, ma cercare di fare politiche che all'interno di tutti gli Stati siano favorevoli a tutte le popolazioni, certo, quindi certo. Non per far arricchire qualcuno che gioca spesso anche sulle cadute e le tenute degli stati, appunto, diciamo, sì, a livello finanziario. Faccio un piccolo inciso sul reddito di cittadinanza, perché è stato citato da un paio di ascoltatori. Fratelli d'Italia non è favorevole al reddito di cittadinanza, avrebbe preferito e lo ha chiesto che gli investimenti fossero fatti per sgravare i costi del lavoro, per aiutare a creare lavoro, piuttosto che per l'assistenzialismo, perché è evidente che oggi quello che manca in Italia è proprio il lavoro, anche per politiche sbagliate dettate, io lo dico perché credo che ormai insomma sia evidente a tutti, da fuori Italia, in cui in Italia qualcuno, come dire, si è piegato a queste volontà, per cui tutta la nostra impresa, tutto il nostro, la nostra imprenditorialità più importante, i famosi gioielli di famiglia, ormai ma non sono più italiani. Esatto, vero. Pronto? Ciao Elena, ciao, buongiorno. Intanto faccio i miei complimenti alla signorina, perché è molto seria. Grazie. Però le voglio fare una domanda. Durante la campagna elettorale, Forza Italia, Fratelli d'Italia, dicevano che sarebbero stati sempre uniti. Perché poi siete passati all'opposizione? Chiudo l'ascolto. E beh, la domanda... Perché siete passate l'opposizione? No, allora è una cosa che chiedono in molti, perché non si è capito. Io devo dire che Giorgia Meloni ha sempre e ovunque richiesto l'unità del centrodestra. Diciamo anche che se si è formato il governo... È stato grazie a un primo impulso dato proprio da Giorgia Meloni. Quando si era arrivati all'impasse e si doveva mettere un Cottarelli che non avrebbe avuto la fiducia di nessuno, Giorgia Meloni fece questo appello alle due forze che avevano dialogato, che erano Lega e 5 Stelle, perché ripensassero un ritorno insieme. Ma Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ha sempre, e questo lo dice anche col suo modo insomma scherzoso, è stata l'unica nel centrodestra a rimanere fedele e non tradire nessuno, perché Berlusconi una volta ha tradito, diciamo, con Renzi facendo il patto del Nazareno, ora Salvini ha tradito facendo il governo giallo-verde. Allora, Giorgia Meloni ha sempre chiesto al Presidente della Repubblica che l'incarico a formare il governo fosse dato a Matteo Salvini
in quanto all'interno dei tre partiti che componevano la coalizione era quello risultato più con maggiore consenso, che era l'accordo. Devo dire che purtroppo in parte non si è voluto far entrare Fratelli d'Italia al governo, perché facciamo un passo indietro, oggi la Lega è al 30%, ma all'epoca era al 17%, sì, mentre il Movimento 5 Stelle nell'accordo fra i due era quello maggioritario e evidentemente non voleva un accordo a tre in cui due erano già praticamente alleati, lui si sarebbe trovato nel triangolo, chiamiamolo così, in questa parentesi virgolette semiamorosa, il terzo incomodo. Poi evidentemente determinate politiche del 5 Stelle noi non ci ritroviamo, fatto l'esempio quella dell'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Sentiamo, pronto? Buongiorno, io mi sembra, sono arrivato adesso, mi sembrava aver capito, se parlava in di Giorgio Meloni mi trovo d'accordo. Solamente una cosa, mi chiamo Cesarina comunque, sì, prima sì, presentaci, perché buongiorno Cesarina. No, mica per me. Cesarina da Filottrano. No, certi interventi, perché non conosce la radio. No, e sarebbe la signorina? Elena Leonardi, consigliere regionale. Sì. Buongiorno, sì, comunque a me piace Giorgio Meloni, intendo dire che mi piace soprattutto il suo fervore, la sua fedeltà, però non si parla più di fedeltà perché Berlusconi, siamo giusti, lei si deve staccare secondo il mio parere da Forza Italia, perché Berlusconi è un altro processo, no? Adesso che sia complotto o meno, lui si deve preoccupare delle sue diciamo vicende, no? Quindi non è che possa dire alla politica più di tanto, vabbè, che ci fanno i giornali che lo assecondano in toto, però tanto è vero che Marcello Veneziani fu costretto, come tu sai o lei sa, a fuoriuscire diciamo dai giornali suoi, perché era uno spirito libero. Quindi Giorgia Meloni non l'aveva un po' troppo paralizzata, diciamo, in quel contesto lì di Forza Italia. E per quanto riguarda i 5 Stelle, la Lega, lì ci sono confluiti quelli di destra e quelli di sinistra. Anche a me, insomma, passando il tempo, non è che mi posso trovare d'accordo con certi atteggiamenti, diciamo, no? Però secondo me è il male minore, è uno dei meno peggio, che è ovvio questo termine, io dico il male minore, perché la prospettiva non era, non potevamo giocare su vasti orizzonti, diciamo, o quello o quelli che avevamo sperimentato, che ci hanno portato al collasso sia economico e sia morale. Quindi io faccio i miei auguri alla Leonardi. Grazie. Tantissimi auguri e spero che prima o poi si stacchi quella intelligentissima ragazza che reputo perlomeno io e gli altri che non hanno gli occhi per non vedere e le orecchie per non ascoltare. Va bene, buongiorno. Ciao Cesarina, buongiorno. Grazie, arrivederci. Ci tengo, posso spiegare una cosa? Dopo c'è la pubblicità. Dai. Perché questo è un equivoco nel quale cadono in molti. Io ci tengo a ribadire che Giorgia Meloni 6 anni fa si staccò da Berlusconi uscendo dal PDL e fondando Fratelli d'Italia, proprio perché all'interno di quel contenitore di alcune politiche che erano state, diciamo, votate a forza all'interno del Parlamento non si ritrovava. Anche quella questione, diciamo, di meritocrazia, spesso e volte era stato parlato di fare le primarie per i leader, per il successore fra virgolette, e non fu mai fatta. Quindi questo equivoco per cui Giorgia non sia entrata, i Fratelli d'Italia non sia entrata al governo per stare vicino a Berlusconi, io lo respingo con forza, ma per onestà intellettuale bisogna chiarire questa cosa. Giorgia ha sempre spinto per quell'alleanza che era uscita prima nei voti delle urne del 4 marzo, che era l'alleanza del centrodestra, anche se non bastavano quei voti per governare, e avrebbe voluto che il presidente Mattarella desse l'incarico a Salvini per formare
un governo di centrodestra che andasse a trovare i voti in Parlamento. Questo non è stato e lo ribadisco perché l'hai detto bene Pierluca poco fa, Giorgia è stata una delle fautrici comunque di quella alleanza che in quel momento sembrava l'unica possibile, perché era l'unica che volevano i due diciamo due partiti, componenti, quindi sia il Movimento 5 Stelle che anche perché la fiducia si astenne poi. La fiducia si astenne consentendo anche che passasse, diciamo la questione, quindi su questo ci tengo. No, fai bene a puntualizzarlo. Non siamo, anzi, spesse volte, insomma, Giorgia ha alzato la voce, l'abbiamo visto anche con le elezioni di Roma, quando Berlusconi appoggiò Marchini piuttosto che Giorgia, che oggi avrebbe potuto essere il sindaco di Roma, mentre la Lega l'appoggiò. Quindi questa convergenza di fatto non c'è, ma anche perché purtroppo, io lo dico a malincuore, le politiche di Forza Italia spesso sembrano avvicinarsi a quelle del PD di Renzi piuttosto che quelle del centrodestra. Questo è un dispiacere sul quale io, che sono una fautrice un po' comunque di un centrodestra compatto, diciamo, quando vedo queste cose mi dispiace, perché credo che avremo ancora molto da dire, con tutti i distinguo dei singoli movimenti. Allora, due spot pubblicitari e poi ci sono rimasti pochi minuti. Bene, ritorniamo in diretta per gli ultimi 10 minuti di trasmissione, 10 minuti, 15 minuti, ma quando ci abbiamo gli ospiti volano, il tempo vola. E ecco, d'Europa ne parleremo l'anno prossimo, anche perché fra poco, insomma, fra pochi mesi, perché ci saranno le elezioni, ma le elezioni amministrative effettivamente non se ne parla. Dico, oggi leggevo Macerata, ha cominciato adesso per il 2020, Recanati, Montefano, altre zone, non si sa ancora niente, quindi bisogna spronare un po', no, chi i vari gruppi che... Per quello che riguarda Montefano c'è stata la questione della chiusura del poliambulatorio, un poliambulatorio era molto funzionale, no, adesso è stata scongiurata, ma praticamente così all'improvviso, senza era tutto nascosto questa notizia, io l'ho letta sui social addirittura, quindi grazie anche al tuo intervento di immediato, e che poi tutti hanno messo il cappello sopra questo intervento, però non sappiamo chi è intervenuto. Ecco, se ci racconti un po' questa storia, perché per fare un po' di chiarezza, perché non è perché uno si deve prendere per forza il merito, però sappiamo che chi si impegna, chi ha parlato eccetera, e vale di più di chi magari, stando in maggioranza, è rimasto all'oscuro e ha preso gli ultimi minuti per confrontarsi con i suoi consiglieri. Allora, ti ringrazio perché faccio un po', diciamo, un excursus di quello che è successo, perché poi è stato anche molto rapido. Domenica mi informano gli amici di Montefano, Bracaccini e Zacconi, di questa chiusura imminente. Era stato anche messo un cartello che c'era una lettera del commissario, metteva appunto questa chiusura, insomma, che sarebbe avvenuta da lì a poco, e mi hanno chiesto, insomma, di poter intervenire e interessarmi sulla questione. Io lunedì ho contattato direttamente il direttore dell'area Vasta 3, Maccioni, per sapere innanzitutto di che cosa si trattava, qual era la problematica e ovviamente se si poteva fare qualcosa, perché quello era comunque un presidio importante. Sto facendo dall'inizio del mio mandato in regione una battaglia proprio per il mantenimento dei presidi nei piccoli comuni, nei comuni disagiati, nell'entroterra, perché sono presidio di garanzia dei servizi indispensabili. Sono stata richiamata direttore Maccioni mi ha chiesto, insomma, il tempo di approfondire la questione in modo da darmi delle risposte esaurienti. L'ho visto, devo dire, insomma, anche disponibile a interessarsi, insomma, a prendere in carico la questione. Mi ha richiamato, insomma, il giorno successivo. Quindi era il lunedì? Era il lunedì. Lui mi chiamò il mercoledì mattina. Martedì ero in aula, mi chiamò il mercoledì mattina dicendomi che aveva verificato questa questione. Lì c'era una questione, diciamo, legata al pensionamento di un medico che faceva un servizio lì odontoiatrico, mi sembra, insomma, particolare. E ovviamente c'erano delle difficoltà, perché quello è un stabile in affitto eccetera, però avrebbero fatto nello stesso pomeriggio un sopralluogo per cercare, insomma, di scongiurare, insomma, questa questione, coinvolgendo ovviamente il comune, quindi il commissario, visto commissario, che Montefano, insomma, è commissariata. E mi richiamò la sera, devo dire, insomma, anche fu prodigo, insomma, nella questione, dicendomi che i dettagli li dovevano comunque definire insieme al commissario, insieme, insomma, agli altri componenti dell'ASUR che avevano fatto,
insomma, il sopralluogo con lui, però la chiusura era scongiurata, sarebbe rimasto perché lì era importante anche il punto prelievi, certo, e diciamo il presidio dell'Avis, che comunque ha una funzione importante, col quale mi ha detto noi insomma come Area Vasta collaboriamo anche insomma in alcune funzioni, in alcune cose, e quindi mi disse insomma questa cosa. Io lo dicevo all'inizio, torno un passo indietro rispetto al mio approccio, sì, in regione, io cerco sempre di perseguire prima una strada di risoluzione della questione, non devo necessariamente fare il titolone, il casino sul giornale per farmi pubblicità, certo, ma giusto, perché se giusto. Si riesce ad andare in porto e a portare a compimento qualche cosa, per me c'è la soddisfazione del risultato, poi per carità in politica si vive giustamente del consenso, di quello che vuoi, però io ho questo tipo di approccio che credo a volte sia anche il più giusto, perché porta a una risoluzione, in questo caso positiva, ne sono contenta. Poi mi è stato detto che si era interessato, io lo dico successivamente, poi con il consigliere Micucci ci faccio anche le battute, ma non è detto che l'interessamento che viene da più parti sia qualcosa di negativo. No, è positivo, no, ma è come per le scogliere, dicevi, no? È una cosa positiva. Se c'è un interesse vuol dire, certo, che la questione è sentita, e quindi bene. Sentiamo se è per noi, pronto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Sono Aldesina di Recanati. Aldesina. E io innanzitutto ringrazio la Leonardi per questo tempestivo, io sono di Montefano, tutti i miei cari su, sì, e mi usufruiscono abbastanza di questo punto, per cui buono che sia stato bloccato tutto. Poi volevo solamente ringraziare la signora Leonardi, perché veramente è di un'intraprendenza favolosa, la seguo da parecchi anni, ma grazie per il lavoro che fa, perché è sempre solerte su tutte le situazioni, e grazie per quello che fa. Bene, no, ma è vero, io pure la conosco. No, ma è veramente, è proprio, già dalla voce si sente che è proprio, con passione fa le cose, si sente che fa le cose con passione, senza pensare ai suoi interessi, devo essere sincero, perché questo è quello che dimostra, insomma, ecco. Certo, la ringrazio. Grazie a te, Aldesina. Grazie a lei. E per un politico, insomma, sono soddisfazioni, no? Sicuramente, io penso che la politica, io lo dico sempre, che o si fa per passione o si fa, purtroppo qualcuno, e il disinteresse, il disamore per la politica è dato dal fatto che alcuni l'hanno fatta purtroppo per interesse, e questo credo che sia diciamo un modello nel quale io non mi riconosco. Allora, quindi... Almirante diceva: se il politico di destra, se il politico ruba, va messo in galera, se è di destra gli va dato l'ergastolo. Sono d'accordo. Pronto, no, concordo, sono di nuovo sì, Cesarina Filottrano. Sì, concordo con la signora Aldesina che mi ha preceduto, perché in politica ci devono stare queste persone che amano la politica, e non perché la partitica li mette in condizioni di avere qualche privilegio. La ascolto sempre con tanta voglia del passato, perché a me la politica mi è piaciuta sempre, quindi dico passato perché purtroppo non sono stata un po' vigliacca, nel senso che non è che abbia aderito alla destra, ecco. Avevo altri problemi nel frattempo, anche se mi era stato proposto da Ciccioli, quindi... Vabbè, si voterà anche... Non rinnego il passato, sono fedele. Cesarina, si rivoterà pure... Si voterà pure a Leonardi, comunque. Si voterà pure a Filottrano l'anno prossimo, quindi... Ma Filottrano, speriamo che la coalizione insomma sia un po', che ci metta una mano da Leonardi, che mi sembra perspicace. Vabbè. Buongiorno e auguri di nuovo. Sì, ciao Cesarina. Beh, effettivamente dovresti correre un po' su tutti i paesi, non so quanti, nella provincia di Basilicata saranno sui 40 comuni circa, che no, la maggior parte dei comuni, e ci mettiamo anche quelli da Ancona. Pronto? Sì, sono Marco. Marco. Io mi congratulo veramente con la signora, che Luca ha citato Almirante, è altra stoffa, diciamo. Vabbè, altre. E sono altre, cioè io dai miei ricordi di ragazzo. Anch'io, quindi non è che
non c'è paragone con i politicanti di adesso all'avanguardia. Quindi veramente mi complimento per la sincerità e la compattezza che dimostra la signora, che non fa politica per rivalità o per altro, ma per risolvere i problemi, certo. Cerca di risolvere i problemi per i nostri. Esattamente, questo è il ruolo del politico, certo, risolvere i problemi. Esatto, che molti dei politicanti di adesso hanno perso e si vede proprio a pelle, che non è, lo fanno per mestiere, diciamo, per fine mese, ecco. Tutto qua, mi complimento di nuovo. Grazie Marco. Grazie. E beh, siamo giunti agli ultimi 5 minuti, vabbè, intanto anche io ti ringrazio di essere venuta qui e so veramente, posso testimoniare che Elena Leonardi è sempre presente, sempre attenta ai vari problemi, quindi non si fa nemmeno nessun problema di nessuno, della ripetizione di parlare, ecco, con chiunque, no? per risolvere. Effettivamente è un punto di riferimento questo che devo dire, tante volte l'avete ascoltato in radio, sulle interviste, quindi sono contento che è qui, quindi è la verità, quindi non è che possiamo nascondere, no? E quindi ecco, a livello invece amministrativo locale, quindi il partito che farà? Punto interrogativo, visto che, ripeto per l'ennesima volta, Macerata è iniziato nel 2020, qui si vota fra 6 mesi, quindi ad esempio adesso qui stiamo a Recanati. Per Recanati che si prevede? Poi proprio chiudiamo la trasmissione, proprio visto che già ci sono, c'è chi sta facendo le liste civiche, c'è chi sta facendo i vari accordi che poi usciranno più avanti in segreto, ci sono già le cene, sappiamo così. Quindi il partito che a Recanati che farà? Allora, innanzitutto è ovvio che c'è un movimento. Visto che tu sei la referente del partito, quindi qui a Recanati, al di là del buon lavoro di Francesca Acquaroli, che ovviamente salutiamo, che ormai ha intrapreso la carriera parlamentare, il referente di questo partito adesso sei tu, possiamo dire. Sì, abbiamo anche giustamente, vabbè, un nostro coordinatore provinciale che segue. No, vabbè, no, io dico a livello non tocco il coordinatore, cioè, certamente, però a livello politico. Sì, parla, sì. Allora, quindi, l'ultima battuta su Recanati, dopo chiudiamo. Recanati, Montefano, non so quello che ci puoi dire. Allora, sarò come di solito un po' cauta, ovviamente, perché credo sia anche giusto, perché poi anche i singoli territori giustamente lavorano anche con una loro autonomia, perché conoscono il territorio e giustamente è importante, certo, che diano un contributo partendo dall'esperienza locale, quindi non deve essere o non dovrebbe essere, anche perché non sempre ha portato bene, quando ci sono delle imposizioni, insomma, in qualche modo dall'alto, quindi le cose vanno costruite insieme e sul locale, diciamo, certamente locale. Certo. Fratelli d'Italia è fautore, come era un po' a livello nazionale, lo siamo anche su Recanati, di una compattezza di un'area del centrodestra. Dobbiamo dire che la destra o il centrodestra recanatese è da sempre un po' fluido, nel senso che soprattutto quando c'è stata in qualche modo anche la caduta del PDL, quindi questa frammentazione, ma che veniva anche da prima, da quando Alleanza Nazionale è entrata, diciamo, a forza in qualche c'avevamo modo. C'avevamo il 18%. Quindi Elena, diciamo, sfondi una porta aperta. Lo posso dire perché l'ho detto più volte in radio. Quindi, quindi diciamo, queste trasformazioni che ci sono state a livello nazionale, su Recanati, adesso facciamo questo esempio qui, sì, si sono trasformate in una fluidità, io la definisco così, del centrodestra, nel quale spesso le figure anche di spicco e di riferimento che ci sono state, insomma, nel corso degli anni hanno maturato una posizione, non voglio dire equidistante, però fondamentalmente trasversale rispetto alle varie componenti, certo, le varie anime del centrodestra. E quindi c'è, al di là ovviamente di chi invece ha portato avanti la bandiera del proprio partito nel quale si riconosceva, c'è tutta un'area un po', ecco, io la definisco fluida perché queste premesse, certo. Quindi il lavoro, anche perché ci sono aspettative, aspirazioni diverse, quindi non è una città, cioè ovviamente, allora, come in tutte le realtà locali, purtroppo ci sono anche dei progressi, ci sono anche, esatto, magari delle liti passate, delle contrapposizioni. L'auspicio e il lavoro che insomma si cerca di fare è quella di superarle, proprio perché un sentimento comune c'è. Alcuni aspetti che fanno
parte del passato, credo possano essere lasciati nel passato, anche attraverso chiarimenti, anche attraverso ragionamenti, ma soprattutto attraverso una piattaforma veramente di progettualità per Recanati che potrebbe essere unica. Quindi il lavoro è quello di mettere insieme e provare, diciamo, a superare quelle diversità, quelle divergenze, certo, soprattutto, e arrivare a un qualche cosa. È ovvio che è un lavoro che diciamo richiede del tempo e bisogna vedere, insomma, se poi tutti, no, perché il tempo stringe, tu hai ragione, molte Elena, persone chiedono, guarda, il tempo stringe a volte le questioni per maturare hanno bisogno di tempo. Anche dall'altra parte non mi sembra che siano, diciamo, tempo stringe per tutti, i condizionamenti nazionali e le divisioni nazionali a volte pesano. Allora, ultima telefonata, stiamo proprio fuori tempo, eh? Pronto? Sì, buongiorno, mi Giorgio, sono arrivato tardi. Saluto la signora Leonardi. Io purtroppo non riesco a farle i complimenti perché non seguo molto i politici e non ho seguito neanche lei, quindi non so bene. Mi fido di Aldesina, ecco. Quindi vabbè, già. Mi fido. Allora, senta una cosa, qualcuno prima ha detto campagna elettorale, effettivamente si può dire che sta facendo campagna elettorale, ma si può dire che in Italia la campagna elettorale non è mai finita, siamo sempre in campagna elettorale, quindi non è niente di sbagliato dire che sta facendo una campagna elettorale. La radio è aperta a tutti, Giorgio. Come? La radio è aperta a tutti, chi vuole. No, sto dicendo che in Italia, a parte Radio R, la campagna elettorale è perenne. Uh-huh. Su questo penso che non si possano essere d'accordo. Io francamente trovo che lei sta facendo un discorso abbastanza politichese. Io avrei voluto sentire, quando parlava appunto dei problemi locali, cosa farebbe lei per risolvere il problema dell'Hotel House? Mi sarebbe piaciuto sentire, però la colpa è mia, sono arrivato tardi, cosa ne pensa di questo programma che c'ha questo governo qua? Poi ho sentito dire qualcuno che si sta rendendo conto che le scelte che si fanno in questo mondo sono sempre quelle o per il male minore o per il meno peggio, viva. Ti sei preso una soddisfazione, eh? No, non è soddisfazione, è la realtà, solo che a volte, sai, la realtà non si vuole accettare perché ci sono dei pregiudizi e delle faziosità stupide che persistono in questo paese. E niente, quindi niente, mi sarebbe piaciuto. Poi l'ultima cosa, così, lei sarebbe per farne rimettere l'obbligo del servizio di leva, signora? La saluto. Ok, guarda, ti risponde e poi dopo chiudiamo la trasmissione. A 5 secondi, l'Hotel House, l'ho detto, in due interventi. Il primo forte, con le forze dell'ordine per ripristinare la legalità, quindi una ripulizia totale di quello che c'è lì dentro, quindi dal fisico, quindi tirar fuori la droga, i magazzini della contraffazione, eccetera. E il secondo a livello, diciamo, interno, quindi mettere in condizione il condominio di tornare ad operare in modo da riniziare a riscuotere le quote e far tornare una normalità che possa far tornare i servizi, perché devono essere anche responsabilizzate le persone che sono all'interno. Riguardo le politiche di questo governo, l'ho detto, forse giustamente, insomma, l'ascoltatore è arrivato in questo momento, non mi ritrovo, il mio partito Fratelli d'Italia non si ritrova su quella, ad esempio, politica dell'assistenzialismo, del reddito di cittadinanza, perché avremmo preferito investimenti per creare lavoro e sgravare il costo del lavoro in modo da renderlo più competitivo, non portare le aziende a chiudere e a delocalizzare, quindi fare diciamo un discorso più legato alla crescita della nostra economia interna. E per quanto riguarda la leva, sinceramente se ne parla molto. Io non sono fondamentalmente contraria, ma non credo sia la risposta, diciamo, ai nostri problemi, quindi non, personalmente parlando, non lo trovo, diciamo, sbagliato, perché poi per certi aspetti ha anche fatto, in un'epoca ovviamente diversa, sì che diciamo i ragazzi si trovassero per la prima volta alle prese magari con l'uscita dalla propria realtà e quindi con mettersi a confronto con altre realtà, cose che oggi magari spesso ci sono con l'Erasmus o con altri percorsi che sono, diciamo, conoscono, studi. Conoscere anche gente fuori di testa, perché
certi comandanti, i maresciari erano proprio fuori di testa, quindi trovai proprio altro che su Marte. Quindi non sono, però non credo che sia la questione prioritaria per risolvere, ecco, i problemi dell'Italia. Certo, va bene, stiamo, Elena, quando vuoi la radio puoi venire, così completiamo tutti i discorsi. E io ti ringrazio per essere venuta qui, ma devo chiudere perché oramai è tardissimo, abbiamo sforato i 10 minuti, e quindi niente, un saluto carissimo da tutta Radio R, ti sentiamo spesso qui, ti vediamo intervenire, quindi poi i complimenti che ti hanno fatto le persone, insomma, sono tutti sacrosanti per quello, per il tuo impegno politico che va sicuramente va ringraziato. Ecco, se vuoi fare un saluto poi chiudiamo la trasmissione. Grazie a te per l'invito e ovviamente saluto tutti gli ascoltatori, ma vorrei insomma salutare tutti i marchigiani, perché poi quando ricopriamo un ruolo, diciamo, se siamo scordati di parlare del terremoto, faremo un'altra volta. Quella è una nota dolente importante, però volentieri, perché anche lì ci sarebbe perché stamattina ho letto un paio d'articoli, però oramai non c'è più tempo. Comunque grazie dell'ospitalità, è importante insomma anche il confronto poi con tutti coloro che insomma sono intervenuti, sia a favore sia no, mettendo anche delle, perché Radio R parla e fa parlare, quindi potete, non bisogna scappare, esattamente, ecco. Esattamente, buon proseguimento, io vi do l'appuntamento per quello che mi riguarda mercoledì prossimo, che è già il 21 novembre, e buon fine settimana, e vi auguro veramente, ecco, copritevi che sta venendo il freddo adesso, oggi è un po' più freddo, vabbè, scusate, buona domenica a tutti e un saluto carissimo a tutti. Sono le 10 e